tornata una nuova edizione di TG Chrome in apertura. Parliamo ancora di migranti. Da Renzi l'ordine di far spazio a un'altra settantina di immigrati, ma questa volta è la regione a rispondere picche. Sentiamo il servizio di Mauro Faverzani. Se il Presidente del Consiglio Matteo Renzi vuole che le prefetture facciano spazio non si sa dove per un'altra settantina di rifugiati, in Lombardia l'assessore regionale all'immigrazione Simona Bordonali risponde picche e anzi rilancia chiedendo che il governo d'ora in poi escluda le province lombarde dai piani di redistribuzione dei profughi, perché, ricorda Bordonali, qui si ospitano già 14.233 richiedenti. I posti sono esauriti, le strutture preposte sono sature e, afferma ancora l'assessore, la Lombardia sarebbe stata la regione più massacrata da Renzi, ma ora conclude non ce la facciamo più. Andare oltre significherebbe aggiungere problemi di ordine pubblico ai già sussistenti problemi sociali. Già ordine pubblico, poiché non va dimenticato che il 43% dei carcerati in Lombardia è straniero, come aveva già fatto notare 2 mesi fa sempre l'assessore Bordonali. A Cremona a fine maggio sono arrivati 25 nuovi rifugiati in soli 10 giorni e la stessa Caritas ha dichiarato di dover alzare bandiera bianca, posti dove metterne non ce ne sono davvero più. Renzi dovrà probabilmente farsi bello con l'Europa per far passare il Migration Compact, il piano proposto per ottenere la collaborazione dei paesi da cui i migranti partono al fine di rallentarne il flusso. In Italia molti cominciano però a sospettare che in realtà il governo stia manifestando falle e criticità nella gestione del problema in casa propria. Da notarsi come il 65% delle richieste di asilo venga bocciato. Crema ha sgominato una banda di equadoregni dedita alle rapine nei supermercati. Gli arresti sono scattati questa mattina all'alba ad incastrare la gang. Le immagini registrate da numerose telecamere presenti nei luoghi dei colpi. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Cremona che, vista la gravità del reato commesso, ha chiesto l'emissione di una misura coercitiva nei loro riguardi al GIP del Tribunale che l'ha accolta, vista la pericolosità dei 3 soggetti. Due dei tre sono stati messi agli arresti domiciliari, mentre il terzo, senza fissa dimora, è stato portato in carcere a Cremona. AIDA, l'associazione contro la violenza sulle donne, compie 15 anni. Domenica, calendario ricco di appuntamenti per festeggiare il traguardo raggiunto. Vediamo il servizio di Lucilla Granata. Un compleanno importante per AIDA, l'associazione cremonese a fianco delle donne contro la violenza, festeggia infatti 15 anni di attività e domenica invita tutti alle 18:30 alla sede in via Palestro 34 per la premiazione del concorso letterario Iris, alle 21 poi in San Vitale concerto con le Pink Voices. In questi giorni dove la violenza sulle donne riempie la cronaca nera tornando in tutta la sua brutale attualità, AIDA è un porto sicuro, un rifugio prezioso, un'associazione da sostenere e promuovere. Ci sarà questa premiazione di un concorso letterario che è stato promosso dal Liceo Manin, dagli studenti del Liceo Manin, insieme ad un gruppo di giovanissime ragazze del quinto e del quarto anno del liceo, le quali hanno da un paio di anni iniziato questo tipo di attività di sensibilizzazione nelle altre scuole, attraverso il Monteore, come si dice, cioè le assemblee, di sensibilizzazione al problema della violenza sulle donne. È un gruppo di ragazze molto in gamba che hanno tenuto delle attività nelle assemblee del Munari, dell'Artistico, dell'ITIS, dell'Einaudi. E devo dire che la formula funziona, perché entrare nelle scuole già lo si faceva per sensibilizzare, ma entrare con un gruppo di ragazze che parlano ai coetanei sicuramente è una formula vincente. Tant'è che quest'anno incrementeremo il nostro gruppettino con adesioni di studenti di altre scuole. E dico studenti perché finalmente ci sarà anche un ragazzo. E poi in serata alle 21, questo avverrà in Piazza Sant'Angelo a San Vitale, ci sarà un evento canoro con le Pink Voice. Tutti sono invitati, l'ingresso ovviamente è libero
ci fa piacere aprirci proprio alla città e, come dire, è un'ulteriore occasione per segnalare la nostra presenza, anche per ringraziare tutti quei cittadini che nel tempo appunto ci hanno e ci stanno sostenendo. Passiamo alle notizie dall'Italia. Temeva che il bimbo non fosse sano, questo secondo quanto filtra il motivo che ha spinto il dipendente pubblico di 35 anni, fermato ieri a Bologna, a versare un prodotto per lavastoviglie nella bibita bevuta dalla compagna incinta al settimo mese, ricoverata in rianimazione da martedì sera. La donna, coetanea dell'uomo, è residente a Bazzano e originaria della provincia di Siena. Ieri il compagno è stato sentito tutto il pomeriggio dal PM Giuseppe Di Giorgio e dai carabinieri. Al termine dell'interrogatorio, il 35enne ha ammesso le proprie responsabilità. La donna rimarrà in prognosi riservata ancora almeno un paio di giorni. Il feto, conferma l'ausl, non ha avuto conseguenze. Un albanese è stato ucciso a coltellate nell'abitazione dove viveva con la moglie a Vobarno, in provincia di Brescia. Al momento dell'omicidio, avvenuto probabilmente dopo una lite, in casa con la vittima c'erano la moglie e il cognato, che in questo momento sono sotto interrogatorio con i carabinieri intervenuti sul posto per chiarire la dinamica. La Guardia di Finanza ha scoperto un'associazione a delinquere attiva nell'Alto Milanese, specializzata nel procurare polizze assicurative RC auto e tariffe molto inferiori rispetto a quelle che i beneficiari automobilisti campani avrebbero dovuto pagare in base alla loro effettiva residenza. Gli ideatori del meccanismo sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e sostituzione di persona. Sono 1.200 gli automobilisti beneficiari della frode che sono stati invece denunciati per il concorso nella truffa. Siamo alle notizie dal mondo. Francia è allerta per la piena della Senna, che ha raggiunto i 6 metri. Secondo gli esperti, un picco massimo di 6,50 m è atteso nel tardo pomeriggio di oggi. Centinaia di abitanti che sono stati evacuati in diversi comuni dell'Île-de-France. A Parigi, anche il Grand Palais e la centralissima stazione della metro di Cluny e la Sorbonne, nei pressi della storica università, sono stati chiusi, mentre al Louvre si lavora per mettere in sicurezza le opere d'arte. Tre siriani accolti come rifugiati in Germania si sono rivelati in realtà autentici terroristi islamici pronti a commettere un attentato a Düsseldorf sullo stile di quelli messi a segno lo scorso 13 novembre a Parigi. È quanto nelle scorse ore ha rivelato sul proprio sito Der Spiegel, citando un'apposita inchiesta avviata in merito dalla Procura federale tedesca di Karlsruhe. Il piano è stato sventato grazie alle rivelazioni di un loro complice che pare preso dal panico e fuggito in Francia, ed agli inizi di febbraio si è consegnato spontaneamente alla polizia della capitale, dove ora si trova in stato di detenzione preventiva. Ed oggi è l'anniversario della strage di Piazza Tiananmen, un anniversario che la Cina non vuole che si celebri, ma che il mondo libero ha l'obbligo di ricordare. Il servizio. Tutti ricordano quell'eroe sconosciuto che solo e disarmato si oppose all'avanzare dei carri armati. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Tutti ricordano e devono ricordare, anche se l'anniversario della repressione di Piazza Tiananmen è uno di quelli che la Cina non vuole che si celebri nel mondo. Ma nel mondo libero ricordare è un dovere. 27 anni fa, oggi, 15 giorni dopo aver istituito la legge marziale, il governo cinese ordina all'esercito di reprimere con la forza le proteste studentesche che ormai dilagano in tutta la Cina. Gli studenti chiedono più libertà. Libertà, riforme, salari più equi e condizioni di vita migliori. I giovani indicano una grande manifestazione a cui aderiranno 100.000 persone. A metà maggio migliaia di studenti occupano Piazza Tiananmen e iniziano uno sciopero della fame a oltranza. Nella notte del 3 giugno 1989 i carri armati cominciano a muoversi dalla periferia verso la Piazza Tiananmen, dove si svolge il cuore della protesta. L'esercito ha l'ordine di aprire il fuoco ovunque trovi resistenza. È un massacro. Il numero reale dei morti non si è mai saputo, ma sono migliaia, oltre 3.000 i feriti. 2 anni fa, in occasione del 25esimo anniversario, si verifica una nuova impennata di censure e arresti preventivi, con la capitale stretta nella morsa di 100.000 agenti del servizio di sicurezza. Amnesty International denuncia che almeno 66 persone sarebbero state arrestate o allontanate dalla capitale proprio in vista del 4 giugno. La stampa straniera sarebbe stata invitata a non coprire l'anniversario. L'alto commissario ONU per i diritti umani chiede uno sforzo di verità in Cina sui fatti di Tiananmen, esprimendo al contempo preoccupazione
preoccupazione per l'arresto di decine di attivisti, avvocati e giornalisti cinesi avvenuto in vista del 25esimo anniversario. Quello che si può e si deve fare oggi e sempre per tutte queste persone e per i familiari delle vittime che ancora aspettano una risposta è almeno questo: ricordare. Passiamo allo sport, test e controlli antidoping per gli azzurri a Coverciano, dove si sono presentati tre medici della UEFA, un procedimento di routine che non ha coinvolto l'intera nazionale ma un gruppo di giocatori. Stamani il CT Antonio Conte non ha fatto svolgere l'allenamento in campo, bensì una seduta video per esaminare l'amichevole giocata domenica scorsa con la Scozia, i filmati degli ultimi allenamenti. L'avversaria della prossima amichevole è l'ultima prima degli europei, ovvero la Finlandia, che l'Italia affronterà lunedì a Verona. La velocità dell'americano Justin Gatlin, l'agilità dell'azzurro Gianmarco Tamberi, la cavalcata dell'etiope Almaz Ayana, la 36esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea va in archivio dopo aver regalato una serata di emozioni e spettacolo al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Il meeting dell'atletica leggera, oltre a richiamare un numero di spettatori quasi 38.000, superiore alla gran parte del match di calcio giocato in stagione nell'impianto, registra il pocherissimo di Gatlin, che sulla pista capitolina centra il quinto successo sui 100 metri, fermando il cronometro sul 9,93. Questa per noi era l'ultima notizia. Se volete l'appuntamento con TG Chrome per domani.